È già quasi finita. Va bene, boh. Veloce, ma ok. E effettivamente entriamo nel finale perché eravamo sotto attacco. Gli studenti sono convinti che sia un esame, e in effetti negli esami la rischiate la vita, quindi avrebbe senso. Ma sto giro non è così. Aizawa li sveglia dal sogno. Questo è un attacco! E spostandoci nel POV dei villain, scopriamo che ovviamente il loro obiettivo era All Might. Che sta a dormire! E come sapevano che doveva esserci? Perché palesemente l'attacco dei giornalisti non era un semplice attacco di giornalisti, e si erano procurati l'orario del prof. Shigaraki ci è rimasto male. Li ho portati i paparazzi? All Might non è qui. No, aspetta, non hanno ancora detto come si chiama. Lui sarà avarizia, perché potrebbe dare una mano a chiunque, e invece se le tiene tutte per sé. Magari se faccio fuori qualche allievo, All Might arriverà. Regà, vi vedrete la merda, ma ci sono Aizawa numero 13, quindi dai! I due studenti geni riflettono su una cosa quasi ovvia, ma da specificare. Ma non ci sono i sensori anti-invasione? Sicuramente sì, ma forse qualcuno di loro sa come neutralizzarli. Inoltre, hanno scelto questo momento in cui noi siamo riuniti, ma lontani dalla scuola. Sono pazzi, ma hanno un cervello. Avranno anche un obiettivo, ma quale? Buco nero! Proteggi gli studenti. Denki, contatta la scuola col tuo quirk. E Midoriya capisce. Prof, ma vuoi combattere da solo contro tutta sta gente? Il tuo quirk non basterà! Izuku, mi pare di avertelo già detto. Il quirk è condizione necessaria, ma non sufficiente a fare l'eroe. Ho altre armi. Vai, Aizawa! Infatti ci va! E ci va di faccia! E i villain sembrano sottovalutarlo. Infatti fanno una fine di merda! Prima Medusa annulla i loro poteri e poi li acchiappa, così tutti capiscono chi è. Ci provano, ma lui è un mito, è un altro colpito. E continua e fa una strage, sei un grande! E scopriamo un altro dettaglio sui suoi occhiali. Impedendo ai villain di vedere i suoi occhi, essi non sanno quale quirk stia neutralizzando. Mitico! E ancora colpi e colpi! Avarizia capisce quindi che mandare le pedine contro di lui è inutile. E mentre lotta, gli studenti se la danno, ma anche no. Insufficienza epatica appare davanti a loro e da gentleman si presenta. Noi siamo l'unione dei villain e cerchiamo All Might, ma non io. Io devo. Hai rotto il cazzo! Kirishima e Bakugo ci vanno di faccia come due coglioni! La prima volta insieme, però, bellini. E ovviamente manco il solletico gli fanno. È incredibile, quando i vostri poteri si uniscono diventate persino più stupidi della somma della vostra stupidità. Che bravi, sembrate proprio eroi, ma è da maleducati interrompere. Dicevo, io devo dividere e conquistare. Usa il suo potere e spezzetta il gruppo, ma porco zio! Midoriya è subito in pericolo, ci mancherebbe! Sta per schiattare, Matsuyu è lì e uafra che culo! Proprio la rana è cascata in acqua con te, nella zona dei naufragi. E c'è anche Mineta che fa il pervertito, ma da fallo affogare. No! Scopriamo quindi il quirk di Tsuyu. Rana! Fa un po' tutto quello che fa una rana. E mo? Vabbè, raga, appena arriverà All Might ci penserà lui! E Tsuyu genio di nuovo, io ti amo! Mineta, sono qui per affrontare All Might! Non pensi che abbiano pensato a un piano? E ci vogliono pure eliminare! Quindi, ricapitolando, dobbiamo sopravvivere fino all'arrivo di All Might e poi sperare che lui ci salvi! Mineta fa crack e arrivano altri villain. Che poi c'è Midoriya, io ti voglio tanto bene, ma tu stai, cioè, tu stai pensando alle stronzate in questo momento. Perché vogliono eliminare All Might? Cioè, te lo dico? Sono cattivi, genio! Cioè, lui è un eroe, che altre motivazioni servono? Che poi, vabbè, ok, ammesso che ci sia un'altra ragione, che ovvio che c'è. Che cazzo ti cambia in questo momento? Pensa a vivere! Ok, raga, in effetti poco cambia. Sti cazzi del piano che hanno, sti cazzi di quello che vogliono, dobbiamo fargli il culo! E vediamo un po' anche gli altri. Nella zona sabbiosa c'è Todoroki che sta facendo un culo così vile anche io, boh. Cioè, fatelo diplomare adesso, raga, grazie. Stesso discorso per Bakugo nella zona collassata, ovviamente. Poi c'è la zona montuosa, quella incendiata, quella tempestosa e quella dove sono rimasti Aizawa e alcuni altri. Intanto All Might si è svegliato, ha fatto merenda, ma non riesce a mettersi in contatto con gli altri e si chiede se è meglio dormire un altro po' o bersi prima un caffè. Ma dai, mo vado, fermo! Il preside, buongiornissimo! Oggi hai sventato ben tre crimini, eh? Ti direi bravo, invece ti dirò testa di cazzo!
Ci sono altri eroi in giro e tu nelle tue 3 ore devi stare a scuola e pensare ad addestrare il ragazzino. Sti cazzi che sei un Hiro. Qui prendi lo stipendio come insegnante, quindi devi insegnare. Chiaro? Mo ci facciamo una bella chiacchierata sui tuoi doveri. Ma dove palle, ma ok. Torniamo dai guai. Grazie a Nico Robin, il gruppetto che sta con 13 scopre che gli studenti sono sparpagliati, ma tutti in questa zona. Capo classe, tu sei veloce, ve? Corri a scuola e avvisa i professori. Sicuro qualche villain ci impedisce di comunicare con l'esterno e sicuro parte 2 quel villain è ben nascosto. Quindi dovrai pensarci tu, Maud. Ma io non posso abbandonare... Fra, salvaci con il tuo quirk. Noi penseremo a rimanere vivi fino al tuo ritorno. Ida si fa coraggio e va! Insufficienza epatica vorrebbe fermarlo, ma 13 attiva il suo quirk che è mito! E torniamo dal protagonista. Vuoi combattere contro quelli che vogliono sconfiggere All Might? Ma tu sei un coglione! E come giusto che sia, nessuno ascolta Mineta. Guardate, regà, quelli rimangono in acqua. Devono essere bravi nella lotta in acqua. Però nonostante questo hanno mandato qui Tsuyu. Cosa ne deduciamo? I villain non conoscono i quirk degli studenti, vantaggio strategico. Infatti rimangono nella zona di loro competenza, l'acqua, mica scemi che salgono sulla nave. Condividiamo un po' di informazioni. Tsuyu sa saltare, arrampicarsi, ha una lingua molto lunga, secerne una sostanza tossica ed è anche bravo a vomitare. Cosa? Non chiedere. Bene, io so usare una forza assurda ma poi mi rompo. Io? Creo palle appiccicose. Mineta, come cazzo sei entrata alla UA? E lo so, sono inutile, per questo voglio stare fermo qua. No, lascialla. Troveremo un modo per sfruttare i nostri quirk. Ma i villain non sono disposti ad aspettare ed hanno spaccato lo yacht. Appena finiranno in acqua, li elimineremo. Midoriya ragiona. Regà, plus ultra. E si butta in acqua, cazzo fai? Non posso sacrificare il braccio, mi serve. Concentra il quirk nelle dita. Si sta cagando. Ovvio che si sta cagando, perché avere paura è normale. Ma lui l'affronta la paura. E con uno smash crea un tornado in acqua, porco zio! Regà, adesso! Tsuyu salta, lo riacchiappa con la lingua. Si è spezzato poca roba, ottimo! Eppure Mineta si sta gasando. Ma Midoriya, non lascerò la scena a te! E inizia a lanciare le sue palline che... Wow, bellissimo. Tutti i villain risucchiati nel vortice, le palle li uniscono e un'unica palla di villain vola via! Il primo ostacolo è andato! Ora bisogna capire il prossimo passo. Comunque, un po' rido perché Midoriya soffre per le dita rotte. Cioè, quando si è scassato braccia e gambe, no. Mo, sì. Vabbè, sì, era l'adrenalina, bla bla bla, però ci siamo capiti. Dobbiamo evitare la zona centrale dove Aizawa sta combattendo. Sì. Ma ci rendiamo conto che da solo non ce la farà mai, vero? Midoriya, sto buono! No, raga, tranquilli, non ho intenzione di intralciarlo, però possiamo provare a pensare a qualcosa per aiutarlo. E andiamo intanto nella zona sabbiosa dove Todoroki ha fatto una strage. Guarda che idioti che siete, una delusione. Volete catturare All Might e questo sapete fare? Quindi capisci che appunto le pedine servivano a stendere gli studenti. I veri villain sono destinati ai Big Three. Comunque regà, se vi lascerò così schiatterete per il freddo, ve ne rendete conto, sì? Fammo che vi salvo e voi mi dite il vostro piano. Mi dico come sempre. E ci spostiamo ad un altro big trio, Denki, Jiro e Momo. Regà, un'arma pure a me così magari lo schiatto. Ma non sei Pikachu, usa fulmine. Sorella, non lo sai che Pikachu nella prima stagione ha dato la scossa Ash tipo 1000 volte? Sono uguale, liberando i fulmini danneggerei anche voi. Famo che mi riposo e fate tutto voi? Ma va a cagare! Calcio e... diventa un taser, madò mitica, Jiro! Ok, allora faccio qualcosa anch'io. Eppure le due mica male, raga. Usano i quirk buttando i villain addosso a Denki che li stende, cioè fantastico! E scopriamo anche il quirk di Jiro, appunto. Usa i jack per amplificare il battito cardiaco e fare... questo. Ed anche tipo un super udito. Invece Momo crea cose. Ed ha creato... un telo isolante. Denki, prego. E a sto giro Pikachu lo usa fulmine e ha fulminato tutti. Ed è anche tipo andato in cortocircuito. Torniamo da Midoriya che col suo gruppetto si è avvicinato alla zona dove sta Aizawa che pure te mica male. Ma avarizia gli si butta addosso. Aizawa lo colpisce. Cazzo, succede che lui ha capito tutto.
Sai che ho notato una cosa carina? I capelli ti cadono sugli occhi ogni volta che termini un'azione. Sherlock, levate. E tra un'azione e un'altra deve passare un tempo sempre più breve. Non è che ti stai stancando? Ma porco zio, che gli hai fatto al braccio? Hai un quirk non adatto ai lunghi combattimenti e contro tutta sta gente. Sei forte, non lo nego, ma non è il tuo campo questo. E sti cazzi! Medusa continua, continua e continua, sta a morire, ma continua! Io ti faccio il culo! Ah, non ho dubbi, ma non sono io il tuo problema. Cazzo! Altro spostamento da 13. Sei bravino, ma tu sei specializzato nei salvataggi, non nel combattimento. Quindi, anche tu sei nella merda. Porco zio, comunque, cioè, quindi ci stiamo avvicinando pericolosamente a studenti contro villain. Eida se la dà, o almeno ci prova. Tu non vai da nessuna parte, moccioso. No, io invece vado. Io devo salvarli. La classe conta su di me e io sono il rappresentante. Ed è Shoji a permettergli la fuga, grande. Eccola, la porta. Ma sto coso gli sta ancora appresso. E anche Momo, Jiro e Denki non sono salvi. Perché siete studenti, cazzo! Eppure Aizawa è stato definitivamente sconfitto, porco zio! Il Nomu l'ha atterrato! Ehi, esce la mia cipollinottola! E intanto, nella zona collassata, Bakugo e Kirishima fanno stragi. Hanno eliminato tutti! Ma che davvero questi sono villain? Hanno palesemente mentito sul curriculum. Bakugo, andiamo dagli altri, dai. Dobbiamo salvare i piccoletti che abbiamo messo nei guai facendo i coglioni! Ma fa un po' quello che ti pare, io voglio eliminare cirrosi epatica. Ma stai a rosicare per prima. Quello sarà il villain che creerà la via di fuga agli altri. E mentre parla, l'uomo camaleonte si avvicina. Cazzo! Dicevo, sicuro c'è un modo per sconfiggere quel coso, va solo trovato. E seppure gli altri hanno lottato contro pippe del genere, sicuro stanno bene scialla. Bakugo! Ma lo sai che non sei niente male? Infatti questa scena, bravo Bakugo, già stai cominciando la tua risalita. E vediamo tra l'altro che aveva ragione, perché nella zona incendiata Ojiro sta vincendo, idem per Kota e Tokoyami. Oh regà, grandissimi! Pure Uraraka sta aiutando Ida a fuggire, perché sotto quella nebbia un corpo da far volare c'è! E c'è anche un collare a cui Zero lancia il suo nastro adesivo, che poi Kota usa come filo dello yo-yo! C'è! Che lavoro di squadra, bellissimo! E vai Ida, salvali tutti! Ma perché Mukero felice mi fai vedere Aizawa che sta a morire, porco zio? Ma dai, gli ha spezzato le braccia! E questa è mera forza fisica, Il potere di Aizawa, quindi, non serve. E i tre guardano. Una bibita, regà? Shigaraki, ho messo fuori uso numero 13, ma uno studente mi è scappato. Sei serio? E Shigaraki si gratta. Ma da cirrosi epatica quanto vorrei eliminarti! Mo' arriveranno gli eroi, siamo fottuti. A sto giro meglio ritirarsi. Grande, abbiamo vinto! No, qualcosa non va. Non è possibile che se ne vadano così. Infatti, prima di andarcene, sarebbe da maleducati non ringraziare il pubblico. E Shigaraki va verso i tre! Cazzo, shit, porco crono! Si allunga verso la testa di Tsuyu. Con la mano con cui ha distrutto il braccio di Aizawa, lo sappiamo che cosa sta per fare! E si ferma. Perché Aizawa non li lascia, i suoi studenti, ma do grazie di esistere. Ha guadagnato tempo. Abbastanza perché Midoriya faccia quella che a sto giro non è una stronzata. Perché è meglio le tue ossa della testa di Tsuyu. E colpisce! Non si è rotto! Wow, grande Midoriya! Ma manco il nemico si è rotto. Perché se i villain erano pronti a eliminare All Might, contro il suo quirk avevano preso precauzioni. Il Nomu fa per eliminare Midoriya. Shigaraki è pronta a sfracellare Tsuyu e Mineta. Aizawa ormai è in coma. E la porta si sfonda! Eccolo! Scusate, regà, il preside quando inizia a parlare non la smette più! Ora, chi meno per primo? Perché non sorridi, All Might? Vabbè, sti cazzi! Elimina lì!